Buongiorno a tutti, il giochino di oggi è un lettore di messaggi CAN. Noi possiamo collegarlo tramite il connettore OBD2 alla nostra automobile e tramite questo schermo riusciamo a navigare in alcuni menu dove ci darà delle informazioni, quindi le caratteristiche del nostro veicolo, i dati principali del motore, alcuni parametri dell'auto. Con questo palmare ci toglie l'onere di dover acquistare un'interfaccia e doverci collegare con il nostro smartphone oppure con il nostro PC. In questo modo è tutto molto diretto, si autoalimenta tramite la presa OBD2 e quindi non c'è bisogno di pile, batterie o quant'altro. Si naviga in questo menu, però non si può cambiare alcuni parametri dell'auto. Questo è un palmare che può fare solamente la lettura dei parametri, la lettura di tutti quei dati che ci può fornire tramite OBD2 la nostra auto. Andiamo a aprire la confezione e vediamo che è molto semplice da aprire. Qua ci sono, c'è il librettino di istruzioni in multilingua, quindi c'è anche, come possiamo vedere, c'è anche l'italiano. E qua c'è un altro librettino dove ci spiega la navigazione nei vari menu. È molto utile per capire quello che è la struttura del menu. E qui c'è l'oggetto, come possiamo vedere è molto compatto. I punti di forza di un sistema come questo è sicuramente la praticità, cioè noi connettiamo il nostro connettore OBD2 e abbiamo subito un sistema che ci dà la possibilità di capire quali sono gli errori presenti nella nostra macchina e con quest'unico sistema possiamo cancellare gli errori. Ok, andiamo a inserire la spina nella nostra presa OBD della nostra auto, così. Accendiamo il cruscotto senza accendere il motore. Una volta alimentato, si accenderà così. Da subito, come possiamo vedere, abbiamo un menu dove abbiamo 4 possibili sottomenu. Navighiamo col tasto su e giù, come possiamo vedere, e poi confermiamo con OK e torniamo indietro con ESC. Andiamo in diagnosi, sotto il menu diagnosi diamo OK e lui fa la scansione di tutte le nostre linee CAN. Qui arriva la comodità di questo palmare. Andiamo in monitor status e andiamo a vedere se ci sono degli allarmi. Lettura codici di allarme, diamo OK, andiamo dentro e in questo caso mi dice che non ho nessun codice di allarme, non ho nessun guasto, quindi esco. Però se avessi dei codici di allarme potrei tranquillamente andare su cancella codici e fare OK e andrei immediatamente a cancellare i codici di errore. Qui c'è un po' da navigare, possiamo andare dentro i parametri e qui praticamente ci fa vedere quello che sono le letture dei vari sensori. Ad esempio io in questo caso sto accelerando, nel frattempo ho acceso il motore, accelerando vedete il terzo dato, questo è quello che mi dice la percentuale di accelerazione. Ad esempio io adesso do delle piccole sgasate e lui mi fa vedere che sto muovendo il pedale dell'acceleratore. Questa è la temperatura dell'aria. Poi ci sono tanti altri parametri, posso andare giù navigando, vado a vedere altri parametri, i giri motore ad esempio, vedete io adesso aumento un po' i giri motore. Questa è una lettura molto molto diretta e molto comoda per chi vuole fare diagnostica ad esempio. Per farvi vedere le altre schermate, poi chiaramente in base all'automobile abbiamo più o meno parametri, dipende. Poi faccio ESC, andiamo, questo è il test della sonda lambda, chiaramente possono vedere un sacco di dati, ad esempio questo info della vettura, possiamo andare a vedere i dati di base della macchina, quindi il VIN ad esempio è il numero di telaio. Usciamo, torniamo al menu principale,
Adesso andiamo a vedere il menu ricerca. Il menu ricerca è molto comodo. Voi avete un errore, venite in questo menu e digitate il vostro errore senza doverlo andare a ricercare su internet cosa voglia dire e tutto il resto. Quindi è uno strumento abbastanza completo. Ad esempio, io adesso ne farò uno, il P. E do l'ok. Io ad esempio tempo fa ho avuto questo errore, il P0494, e infatti non mi andava la ventola del radiatore. In pratica questo errore si accende solo la ventola al massimo dei regimi, cioè non fa gli intermedi, non fa le velocità intermedie. Ok, usciamo, andiamo in impostazioni. Questo semplicemente serve per impostare il vostro strumento, quindi se io vado dentro a lingua, chiaramente ho diverse lingue, però posso impostare, vedete, inglese, francese, spagnolo, tedesco, polacco, italiano, e poi ci dovrebbe essere il portoghese. Comunque usciamo, lasciamo italiano, qua andiamo a impostare praticamente l'unità di misura. Quindi con imposta strumento andiamo a impostare questo palmare, e poi dopo il quarto sottomenu, manuale di istruzioni, tipo info strumento, entriamo, mi dice la versione hardware e la versione software. In questo invece mi dà tutte le sigle, cioè se io voglio sapere che cos'è MIL, ad esempio do l'ok e lui mi spiega che cos'è MIL. Ma il 1000 è un esempio, c'è tutta una leggenda di sigle automotive che mi dicono che cosa significa la sigla. In pratica con questo strumento voi non dovete andare a cercare nulla su internet, perché tutto quello che vi serve è qui, e ci può spiegare ad esempio cos'è l'OBD. Andiamo dentro, ok, e qua c'è da leggere che cos'è l'OBD. C'è proprio tutta la storia, eh? Sono tutte delle pagine. Quindi risponde anche in modo carino, in modo sintetico, alle vostre domande. Ok, abbiamo visto tutti i menu. I punti di forza di un sistema come questo è sicuramente la praticità, cioè noi connettiamo il nostro connettore OBD2 e abbiamo subito un sistema che ci dà la possibilità di capire quali sono gli errori presenti nella nostra macchina, e con quest'unico sistema possiamo cancellare gli errori. Se vi è piaciuto questo video lasciatemi un like, se volete rimanere aggiornati sulle ultime uscite iscrivetevi al mio canale. Alla prossima, ciao!